a Bamboo Patch, quanti bug incontriamo oggi? No, perché in genere la nostra buona dose di bug la incontriamo, ma adesso c'è la patch 1.4 che risolverà tutto, anche i nemici deficienti, vero? E quindi giustificheranno quel 9 su 10 che tanto piace mettere alla Ubisoft durante la pubblicità di Valhalla su YouTube o ovunque. No, ho preso 9 su 10 dalla critica. 9 su 10 dove? Va bene, c'è la patch, confidiamo nella patch, ma vi devo spiegare perché stiamo qui insieme a Riposa le Loki, tue ali, Sinin. quindi siamo tornati indietro, ho dovuto ricaricare un salvataggio un po' più vecchio, per il semplice motivo che durante l'ultima live sono arrivata in un punto che c'è il big reveal di un personaggio della storia che diventa cattivo e parte appunto una boss battle impossibile da evitare una volta che sei dentro appunto, e il mio personaggio faceva un po' tanto schifo, il che vuol dire che va potenziato perché un po' sono underlevellata io, perché in due colpi mi tira via tutta la vita, un po' la boss battle è fatta male, ma male 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 male, hitbox fixed, Hitbox ha fatto a cazzo di cane completamente. Completamente. I tempi sono completamente sbagliati. Perché il mio personaggio si muove ad un ritmo. Quello si muove tre volte veloce. Cioè, nell'animazione che io faccio per fare un colpo, lui si riposa e riesce a darmi un colpo. Quindi le finestre sono completamente sbagliate. Perché se lui attacca e io do un colpo, durante l'animazione del mio colpo o della mia schivata, lui riesce a darmi un altro colpo. Cioè, non ci sono finestre in quella boss battle, ok? E per attaccarlo, tu a prescindere, danno lo pigli. Però adesso ci riandiamo a fare quella boss battle. Mi dici, sei deficiente, sei underlevelato, sei deficiente. Sì, però ho scoperto una cosa incredibile. Ho scoperto una cosa incredibile viaggiando per il menu di Valhalla, dopo 25 ore non me ne ero accorta, che se io vado sull'inventario e vado a prendere, che ne so, gli stivaletti. Sotto, come opzioni, ho cambia, potenzia e rune. E se io potenzio, effettivamente salgono le stats delle armi e delle armature. Infatti, ho super potenziato al massimo la mia ascia da più o meno 54 di danno, è arrivata a 77. E io questa cosa non l'avevo vista. Nel senso che io questa cosa, l'aumentare le stats dell'equipaggiamento, la cercavo dal fabbro. Però il fabbro aumentava, sì, il mio equipaggiamento, però lo mandava avanti di rarità per poterci mettere più rune sopra. E non riuscivo a potenziare, perché il potenziamento non si fa dal fabbro, ma si fa dall'inventario. Cioè, ditemi voi se questa cosa è normale. Io adesso non ricordo se in Odyssey o Origins era così, ma io mi ricordo che andavo dal fabbro, come tutti i giochi normali, vai dal fabbro e potenzi l'arma, gli dici, tiè, c'ho questa ascia e te la rifai ridare dopo che paghi, te la fai ridare più potente. No, lui lo fa da solo nell'inventario. Quindi, in teoria, in questo momento, dovrei essere più forte di ieri, dell'ultima live. E quindi io vorrei provare. Vorrei provare. In teoria vorrei provare. E poi qua ogni volta che loghi ti danno due rune in più. Perché no? E potenziamo anche un po' l'armatura. Cioè, potenziamo un po' di roba. Finché posso. Finché posso. Insomma. Non posso più. Finito. Hai visto quante cose scopro di Valhalla? Che il potenziamento me lo faccio da sola nell'inventario. Il fabbro è inutile. Hashtag il fabbro fa cagare. Il che è vero. Povero piccolo fabbro. Quattro robaginette, ma sai che faccio? Ci faccio un pensierino. Faccelo un pensierino, Felix. Faccelo un pensierino perché i personaggi sono bellissimi. La storia è molto bella.
E Bayonetta, lei, la ragazza, è figa, il gioco in sé è bello, è Devil May Cry, punto. Soltanto che ha delle cose in più rispetto a Devil Mi May Cry, tengo la sua forza. perché lei è anche magica, cioè Devil May Cry c'hai le combo, anche Bayonetta ha le combo stile Devil May Cry, punti stile, ma è pure magica, perché lei è una maga, è una strega. E ti dirò di più, i suoi poteri vengono da lì i capelli, il suo vestito sono i suoi capelli trasformati in vestito e quando fa le magie diventa ignuda perché si staccano i capelli dal vestito e i capelli fanno la magia e lei diventa ignuda. Però non si vede niente perché con i capelli si copre i punti critici. Si copre i punti critici e fa però delle magie assurde, super, super cazzutissime, della roba pazzesca. Ah, ma è un gioco bellissimo! Sì, è un gioco bellissimo. Sì, è al pari di Devil May Cry. E ha delle meccaniche. Non voglio dire in più a Devil May Cry. Ok, dai, non tradisco Devil May Cry. Però sì, siamo lì. Tra Bayonetta e Devil May Cry non puoi dire quello è più bello dell'altro. Identici. Identici, identici, identici. Però Dante non diventa ignudo, per esempio. Per esempio, Dante non diventa Ecco dov'è ignudo. il covo del verme. Ok, quindi siamo tornati qui al covo del costruttore. Il costruttore me la pagherà. Costruttore che a quanto pare abbiamo scoperto che i suoi famigli, coloro che hanno aiutato il costruttore a costruire la torre che doveva proteggere Asgard Aiutami a dagli spostarmi. Jotun, ha proprio dei famigli che sono Aspettalo. degli Jotun. Dobbiamo E parlarne. qua tu dici, eh? Ma se i famigli del costruttore sono Jotun, non è che il costruttore ce la sta a mettere in quel posto, ma il nostro personaggio è deficiente e quindi continua a dargli retta e quindi poi scatta la boss battle. C'è proprio Avi, quindi non Eivor, ma Avi, il nostro alter ego nel Valhalla, proprio rincoglionito. Dante non deve essere neanche troppo male, assolutamente no. Cosa c'è, Avi? Implementiamo questa Lo features conoscevi in già il Devil costruttore prima che lo incontrassimo alla torre? Intendi conoscerlo di persona o di fama? May Cry. Io l'ho Lo già hai visto l'altra aiutato volta, tu, lo Avi? riguardiamo e basta. Io sì, l'ho fatto. Ha salvato mio figlio da Jotunheim. Così l'ho portato qui per aiutarlo a trovare lavoro. Tutto qui. Sistema le cose, Loki. O infrangerò il patto di sangue che ci vincola. E vale anche per tuo figlio, chiaro? Limpido come il cielo, supremo. Andiamo, andiamo. Tra l'altro Loki sembra che Altri possa avere 100. qualcosa a che Bravo. fare con Cambio aspetto. Ciò non mi conforta. Meglio col avanzare con costruttore. silenzio. Sai com'è? Se chiama Loki, dimmi un po' Sono che non è io. venduto. Dimmi un po' che non è Ecco, venduto, appena però Loki finito non è che col c'ha una mio. grande. Non è che c'ha una grande fama di persona proprio simpatica. E non mi piace neanche avere Loki come secondino, perché praticamente fa sti cosi, ecco, che non ti fanno capire niente, non ti fanno vedere nulla, non si vede niente. Non si vede assolutamente nulla. Guarda, ma posso fare una battaglia con Loki che fa psh, 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 Cristo. Manco Thor, che è il dio dei fulmini, rompe così le scatole. Ce ne sono Se altri? vede niente. Spero di no. Prendiamo il pigmento e andiamo. Ok. Andiamo a prendere il pigmento. Andiamo a prendere il pigmento. E poi lo andiamo a prendere pure da un'altra parte. Oltre che il pigmento, la prendiamo pure da un'altra parte. Ma noi già lo sappiamo che il costruttore ci tradisce. Cioè, lo sappiamo. È palese che il costruttore ci tradisca, ma no. No. Lui deve Ho il comunque pigmento.
Dunque fidarsi per poi far partire la boss battle e farci fare un culo così, perché il boss è settato di merda. Posso dirlo? È settato completamente di merda. Ve lo dico, le finestre sono totalmente sbagliate, le finestre che hanno creato per poterlo attaccare sono sbagliate con i tempi di reazione del personaggio. Cioè lui è tre volte più lento della finestra che hanno creato sotto tuo per il boss. Io non so come sia possibile questa cosa, ma l'hanno fatto. E non vuol dire che il boss è difficile, vuol dire che è settato proprio male, fatto male, con un hitbox che non ve dico, così. C'ha un hitbox così. Insomma, abbiamo dei problemi, però sono fiduciosa. Sono fiduciosa perché ho potenziato il personaggio. Cioè, nel senso, con tutto che era una merda l'altra volta, la battaglia, metà vita gliela toglievo. Con tante bestemmie, metà vita gliela toglievo. Ce la possiamo fare, nonostante che siamo di livello basso, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Siete sopravvissuti. Sì, siamo sopravvissuti. Gli invasori di Jotunheim li abbiamo sterminati. Per lo scroto di Buri posso ucciderlo ora. Sì, Thor, fai tu. Non abbiamo bisogno di questo traditore. Termineremo la torre da soli. È il mio Ugr ad alimentarlo. È legato a me grazie alla magia del vostro regno. Hai corrotto le nostre sacre acque. Noi no. Non possiamo che ucciderti. Ma che intuizione! Dovrebbero chiamarti dio del senno di poi. Ce dice anche lui che siamo deficienti. Forza costruttore. Io terminerò l'iscrizione. Costruttore, tu resti qui. Voi altri, andate. Ora, io non vorrei di niente, no? Runa della protezione. Non vorrei di niente, ma abbiamo visto che il costruttore è in combutta con gli Jotun. Ok? Il nostro personaggio cosa dice? Intanto completa la torre, che potrebbe essere una trappola, spoiler è una trappola, e poi manda via tutti gli altri. Ma allora sei proprio rincoglionito. Ma forte, forte, eh? Menzognero, non ho costruito la torre per tenere lontani i tuoi nemici. Oh mio Dio! Costruita per intrappolarti. Oh mio Dio, non mi dire, è una trappola. Ma siamo rincoglioniti però. Sì. Sì, siamo rincoglioniti. Hanno pagato la loro arroganza con la vita. Ecco. Ecco. La sua testa è scoperta. Come la raggiungo? Come la raggiungo? Te lo dico io come la raggiungi. Ecco. Ecco. Vabbè, sostanzialmente, vedi, lui ti becca a prescindere. Tu schivi, fa niente, lui ti becca. C'ha le hitbox tutta la mappa. Niente, devi aspettare che arriva la palletta per poi riuscire ad attaccare. Wow, emotional. Ok. Cioè, guarda, non finisci di fare l'animazione che lui ha già il tempo di attaccarti. Brutta, brutta, raga. Brutta, sgraziata. Brutta e sgraziata. Vaffanculo. Anzi, che devo dire? Che sto giro, gli togliamo un po' più di danno. Dai, mi scompare. Ecco, mi è scomparso, lo sapevo io. Mi scompare. Ecco, mi è scomparso. No, anche col personaggio potenziato la storia è brutta. È bruttissima. Gesù però. L'onda d'urto, no? Mi butta a terra. Perché? Mi butta a terra. Non c'è un vero perché, ti butta a terra. Punto. Cazzo, lo devo prendere quello. Lo devo prendere. Ma pensate. Eh no, e oggi li faccio. Non mi frega niente.
Ma fallo un saltino in avanti! Gesù! Perdonano per la vita loca. Continua a prendere danno. Continua, qualsiasi cosa lui fa, prendo danno. Punto. Sono arrivata a metà vita. Mi ha fatto perdere un attacco perché io l'ho caricato ma non me l'ha fatto finire. E io c'ho uno sputo di vita. Va bene. Hai plasmato i 9 mondi. Sì, ho plasmato le cose. Basta non morire con loro. Non muori adesso. Cioè, nel senso, è finita per me. Posso lamentarmi tutta la boss battle? Sì, e lo farò. Prendete atto di questo. E lo farò perché è brutta. Non è difficile. È brutta. È fatta male. Le hitbox hanno tutta la mappa. Qualsiasi cosa lui fa ti sbilancia e quindi perdi 2-3 secondi per l'equilibrio. Le finestre non sono abbastanza grandi per permetterti di attaccare. Mai, non c'è dici una finestra va bene e le altre no. Tutte, perché hanno tutte lo stesso tempismo e tutte non ti danno tempo di attaccare. Per attaccarlo devi prendere per forza danno. Non c'è modo di non prendere danno. Mio popolo senza mai pagarne il prezzo. Tu e quell'idiota. E prendi danno. Pagato la loro arroganza. Sì, sì. Mi lamento tutto il tempo. La sua testa è scoperta. Come la raggiungo? Te e la testa. Magari con pad era pure fattibile. Scusami, col pad, con la tastiera era pure fattibile. Così no. Senza non lo è. Devi colpirlo alla testa. Mi dice devi colpirlo alla testa. Sì, ma no. Non è così semplice, figlio mio. Devi aspettare che ti fa l'attacco giusto. E comunque prende danno. Ecco. Ecco, questo. Poi fai così e lui si sposta, ma lo prendi. Perché la vita è questa. Lo attacchi. Non lo attacchi. Hai perso 2 occasioni. Perché non si sa. Le ho perse e basta. Avevo preso la palla ma lui non si è accasciato. Quasi. L'ho preso. Non si sa come lo prendo. Ah, fanciullo. Ma non si accascia. Ma si è accasciato dopo. Non mi hanno fatto a cazzo di cane. Perché non mi crede nessuno. Lo prendo? No. Chi è questo energumeno con un martellone? Non vorrei essere offensiva. Quindi ti dirò una brava persona. Hai trovato i 9 mondi, ma non ne hai il controllo. Controllarli. Mi basta non morire con loro. È lontana una guarissima. Gesù! È la fine per me. So che è successo, avete visto la visuale che ha fatto, non lo so, zoom. La visuale ha fatto zoom. Gesù, fammi schivare, fammi fare qualcosa. Fammi fare qualsiasi cosa, insomma. Qualsiasi cosa, va bene. Ma che davvero? Ma che davvero? Questa non la sapevo. Questa non la sapevo. Quando volo in aria posso fare il rallenti con le
con le cose qua. Posso fare il rallenti con le cose. Mancato. Bellissimo. Cioè, questo è bello. Non ha senso, ma è bello. Ho preso danno. Dai, non è vero. Non è vero. Il ramarro non è vero. E prendo danno. E no, non posso schivare. Posso schivare, posso fare niente. Sono rimasta con uno sputo di vita. Ovvio. Si può più tornare indietro. Sì. Ma mi colpisce in area. Mi ha colpito in area. Io c'avevo l'animazione. In tutti i giochi quando c'è l'animazione sei invulnerabile, lui no. Un ramarro marrone molto ramarroso. Diciamo che questo boss è molto ramarroso, sì. Sì. Come va? Una merda. Perché questa boss battle è fatta male. E continuerò a dirlo tutta la live perché non ce la facciamo. Diciamo che col personaggio potenziato va meglio. Però non va bene questa boss battle. Samu, che c'è? Dimmi. Però abbiamo scoperto i rallenti, cioè è un'ottima scoperta. Poi sì, entri in coso così. Entri in combattimento così. Tu combatti? Tu parte la battaglia e c'hai già un danno. Non si sa perché, ma tu ce l'hai già. Perché sei strano su quanto pare. Non mi chiedete cosa è successo, ma non incoccava la freccia. Non incoccava la freccia. Dall'alto mi colpì la testa. Quasi. Insomma, hai incoccato la freccia. Mo sei vicino. Vaffanculo, bravo. Basta con questi sbilanciamenti. Ha già rotto tre quarti. Sta bene Saran. Saran sta andando bene. Fermi, fermi. Non posso leggere in questo momento. Sono occupata. Non sono al momento raggiungibile. Però il bug è rotto il cazzo. Il bug è rotto il cazzo. In tutti i giochi quando tiri fuori l'arco la freccia la incocchi. Avalalla. E il personaggio in aria. Che devo fare questa freccia? Sarebbe più facile con una cosa chiamata mouse e tastiera. Ma non tutti giocano a PC. Cioè, non è che chi gioca da Play 4, insomma, automaticamente non può fare questo boss.
non potrebbe, non può funzionare così. E invece, ah, vaffanciulo, mi dai il tempo. Ah no, è vero, sto bastone non ti dà il tempo. Vero, scusa, no, non so con chi stavo parlando. Pensavo di giocare a qualche altra cosa. Ma incocca la freccia! Sì, però io gli dico di fare le cose e lui non le fa. Questo è dato di fatto. Incocca la freccia, non la incocca. Gli dico di prendere la palla, non la prende. Però vaffanculo. Vaffanculo. Saranno le fondamenta del nuovo mondo. Vaffanculo un'altra volta. Non si può più tornare indietro. Se davvero siamo contattati, ti trascinerò con noi. No. Dai, non è vero, non è vero. Attacco stordente! No, non è vero! Attacco stordente! Non è vero! No, è finito. Non è vero! Attacco assorbente, è partito l'attacco normale! Comunque, se hanno distrutto il ponte, ad Omega chiamate un admin e fatevi fare un reroll che lo rimettono a posto e vedono chi con la manina lo ha spaccato. Grazie. Dai, ma c'era scritto attacco stordente, era fatta, vaffanculo, è partito una sciata e basta. Comunque 9 su 10, eh. Tutto perfettamente bilanciato. Tanto è inutile, qua il colpo te lo pigli. Non puoi far altro. Tu e quell'idiota di tuo figlio hanno pagato la loro arroganza con la vita. La sua testa è scoperta. Così cattivi. Cattivi. Sì, sì, adesso vedranno chi è stato, quindi chiamateli. Felice, felice. Dall'alto potrai colpirlo alla testa. Dall'alto potrai colpirlo alla testa. Bravo, bravo. Certo. Vai. Incocca sta cazzo di freccia. Che sta facendo? Ma non è colpa mia. Non è colpa mia. Il personaggio rimane così. Con la cazzo così. Devi mettere le panine così. No, il mio personaggio sta così. Ma poi ditemi che non è un bug comunque. Sta vincendo
quello grosso sta vincendo, boys. Cioè, ma ditemi che non è un bug, però. Incocca la freccia, ma niente, non la non è in grado, non lo so fare, poverino. Poverino, non lo sa fare, capito? Ce la faccia in cocca. Bravo, si fa così, bravissimo. Non me l'aspettavo, avevo perso le speranze. Devo le speranze, quelle, invece mai arrendersi. Affanculo, bella questa, proprio dentro. Proprio dentro questa. Beh, se però me lo metti qua. Cazzo, che boh. Ai. Ce l'ha proprio qua la freccia, c'ha l'unicorno è diventato. È diventato un unicorno. Hai plasmato i 9 mondi, ma non ne hai il controllo. Controllarli, mi basta non morire con loro. Bellissimo, bellissimo. Bello. Fai il cazzo di attacco stordente, però. Bello. Continua, però. Dovevi continuare. Dovevi continuare, però. Questa freccia mi fa ridere. Altro di corno? Dai, cazzo, mi ha counterato tutto l'attacco, tutte cose. Non è vero! La tengo. L'ho tenuta. Qui l'ho tenuta, qui. One is a cleaner, while the other one drinks booze. You know they can't stand each other. It's Kenny and Hangman take AEW. It's Kenny and Hangman take AEW. Che dai, tesoro mio. Sono molto contenta. Anche se non si vede perché sono frustrata dalla boss battle scritta male. Perché è scritta male. A proposito di Alastor, le finestre. Le finestre non ci sono. Le finestre di questo boss sono più corte dell'animazione del personaggio. Non c'è una finestra. Se tu per fare un attacco devi ricevere da per forza. L'unica finestra che puoi ottenere è quella dove prendi il danno minore. E poi? È alto l'alert, bene così. E poi?
Aspetta che mi devi mesentesimare. E poi la parte migliore è che quando devi incoccare la freccia dell'arco, no? Fa così e lancia la freccia con l'arco. Per non si sa quale motivo, il 50% delle volte. Il 50% delle volte il personaggio si bugga e invece di incoccare l'arco così, lo incocca così. Ok, fa così il personaggio. Va bene? E purtroppo non sto scherzando. Cioè, tu devi incoccare la freccia nel momento giusto per riuscire a colpirlo. E il personaggio va, come si fa? Non lo so fare. Vi giuro. Vi giuro. Vi giuro. È un grosso problema. Io sono molto frustrata. Sono molto frustrata. Frustratissima. Sto pedate matto. Però comunque Valhalla 9 su 10 dalla critica. La critica ha detto 9 su 10. Ok. Aiuto, 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 aiuto. Io non ho fatto nessun giuramento. Signori, che avete fatto con Blandana? Ditemi un po', raccontatemi. Io ho fatto così. Io ho fatto così. E il Vorbaschio non sa manco incoccare una freccia. Cazzo, fa così? Che cazzo è? Che cos'è? Che vuol dire? Che cos'è? Che vuol dire? Non capisco. Che vuol dire? Che vuol dire? Gesù, salvatemi! Da questa enorme sofferenza. Ci possiamo andare avanti. Abbiamo visto i Digimon. Time at solo. Poi vedi, nella battaglia entri così. Capito? Entri nella battaglia. Entri nella battaglia. Prendi danno. Ti prendi un colpo. A caso. Adoro i Digimon comunque. Prendo le frecce. Quando funzionano? Quando funzionano, funzionano. Il problema è quando non funzionano. Dall'alto potrei colpirlo alla testa. Sì, vaffanculo, Avi. Ai. Ok, adesso sono tutta tua. Ero chiaramente fuori dall'onta adulto. No, no. Sì, ti prende, è ovvio. Lui è grosso, ti prende. Vaffanculo. Vaffanculo di nuovo. L'ha incoccata alla fine. Cioè, diciamo che l'ha incoccata. Però alla fine mi sto prendendo più colpi io che non lo so. Zio Tobia. Famoso zio Tobia. Sì, sto perdendo la pazienza. Zitto, zitto che l'ha incoccata. Ecco, è diventato un unicorno. Guardate che bello, è un unicorno adesso. Fanculo. Fanculo. Fanculo, Andravor. Zitti, zitti, che mo le sta incoccando tutta. Ha imparato, ha imparato. Zitti, zitti, che ha imparato. Perché lui? Hai queste voglie incredibili. Non è partito il dialogo comunque, eh? Non è partito l'audio del dialogo. Hai plasmato ah, ok. Mondi, ma non ne hai il controllo. Controllarli. Mi basta non morire con loro. Ok, è partito dopo. Volevo solo infangare ancora di più questo boss. Una volta non so, meritava. Una volta. Ma se lo merita sempre. Feffano! Me l'è arrivato, caro. Zitti, oh, le stanco qua tutte, eh.
E sta incoccando tutte? Sì, l'ho visto anch'io. Ci sono i ragazzi che stanno discutendo di robe. Non lo so perché non mi hanno detto niente, quindi va bene. Stanzi al mondo, va bene. Zitti, che nella merda è andata bene. Gesù, non so che è successo, fa tutto da solo. Come procede? Non me... cioè, volevo dire, benissimo. Si può più tornare indietro. Oh, ma le stanco a tutte, non ci posso credere, eh? Sì, però, il trapassino no, eh? Sì, sempre qua. Affanculo, fammi uscire! Fammi uscire. Oh vabbè. Serviva blandana per farti incoccare l'arco. Fammi capire. Senza blandana l'arco non lo incoccavi. Blandana rimani qua, per carità di Dio, eh. Non scappa. Che è la fine. Cosa, Elena? Assassin's Creed è anche per computer, sì. Jesus. Intanto ho preso danno comunque, eh. Oddio, è fatta. Oddio. No, no, no. E vaffanculo, vaffanculo. Non l'ha mancato. L'ha preso. Stanno succedendo cose. Vaffanculo. Accidenta. È andata. E voi eravate qui! L'avete visto? L'avete visto che faccio schifo? E non mi avete aiutato? La cosa ti turba, ingannatore. È andata! Che cosa stai insinuando? C'eri tu dietro a tutto, disonorevole, infido, bugiardo! Tu parli di onore, Freya? Il tuo letto ha... Gliel'ha detto! Hai davvero un bel coraggio a parlare di lussuria. Tu hai messo al mondo un lupo. Non accetto prediche dal signore delle paternali. Colui che si eccita alla sola idea di poter dettare legge. E prima che tu brandisca il tuo martello, Thor, ricorda. Senza la tua arma vali quanto un troll. E se questo momento di dissing... Scroto gonfio degli scarti più putridi del cadavere di Ymir. E la Madonna che dice. Un di sangue non ti proteggerà. Ma tu non lo infrangerai, Havi. Non puoi. Tutti i tuoi sforzi per sfuggire al destino serviranno solo ad avvicinarti al suo corso. Fa attenzione, o potresti diventare l'artefice della tua stessa fine. Dagli una martellata. Lascialo. Non creerà problemi finché suo figlio è prigioniero. Forse un assaggio di ferro gli tapperebbe quello. Ma tagliela però, bene. E ora, sapiente, siamo tornati al punto di partenza. Il Ragnarok giungerà. Siamo ancora in pericolo. Forse la soluzione è a Jotunheim. La chiamano magia dell'Ugra. Ci andrò di persona per scoprirlo. Oggi. Se non deciderò diversamente, l'isola custodirà il figlio di Loki. Che nei tempi a venire diventi un rifugio per tutti i lupi. Veglierò su di lui come fosse mio figlio. È un lupo! Lascio il reame nelle tue sagge mani, mia regina. Se le mie saranno vuote quando tornerò, esse accoglieranno il mio fato. E
diciamo c'è stato questo momento di dissing, l'ha distrutto psicologicamente, cioè uno scroto gonfio, non glielo dici a Loki, eh? Non glielo dici, comunque sono molto più rilassata adesso, finalmente possiamo continuare a giocare a Valhalla dopo questa orribile, e continua a dire orribile, orribile boss battle, perché è davvero orribile. Possiamo andare qui. Possiamo andare qui. Ma non ho punti. Niente, mi tocca farla a piedi. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Comunque, adesso che sono molto più rilassata e tranquilla, che mi raccontate di bello? Cosa mi sono persa in chat? Che ero abbastanza impegnata a insultare il costruttore, perché il costruttore è una persona orribile. Scusa, scusa. Li ha distrutti tutti, ma non solo Loki, si sono distrutti a vicenda, cioè si sono detti di tutti i colori. A Frey gli hanno detto: il tuo letto ospita un sacco di uomini. E ha detto che è una zoccola. E a Loki gli hanno detto che è uno scroto gonfio, cioè... Si vogliono bene questi dei, eh? Si vogliono molto molto bene. Wow. Wow. Se sentono voci da qua dentro. Ancora devi vederlo, Luigi? Eh sì. Da lì poi è partita la super storyline di Strowman sospeso, eccetera, eccetera. Io sto a cercare la strada. Cioè, è chiusa la porta. È chiusa la porta. Andiamo un po' col teletrasporto. Ma non è il Valhalla questo. Questo è Asgard, che è diverso dal Valhalla. Vorrei giocare pure io su Assassin's Creed, ma non ho soldi RIP. RIP per ora costa un botto. Elena è ancora a prezzo pieno perché insomma è appena uscito. È uscito 10 giorni fa. Aspetta un altro po' e si abbassa subito. Si abbassa subito. Già se aspetti dicembre, con i saldi tipo di Natale, qualcosa in meno lo paghi. Già sui 50 dicembre sta. Vabbè, io spero vivamente che sia scemo. Dettagli. Scemos e Drew. Sai che match? Beh, dipende, perché Shimos è bravo su ring. Fa 4 cose, però quelle 4 cose le fa bene. Il problema è un attimo il personaggio di Shimos in questo momento. Assassin's Creed me lo compro a Natale. Fate bene. Fate bene perché è uno di quei giochi che a Natale scende forte forte. E già a Natale a 50 euro lo trovate per console. Per PC tramite tipo Instant Gaming o cose simili. Riuscire a trovarlo anche a meno. Non gioca da Among Us, Elena. Non gioca da Among Us. Io e la mia Alce conquisteremo il mondo. Vai, dobbiamo andare dall'altra parte del ponte. Che te lo dico a fa? Beh, Shimus a me piace. Shimus a me piace. Ma in realtà Shimus lo preferisco anche abbastanza face, perché ha un'ironia che a me piace. Però insomma adesso niente di che. Se me lo dici Shimus contro Drew, ti dico ma non sono proprio convinta. Boys and girls, io vado. Meno male che boys and girls. Tu vai, Franci. Stavo quasi preoccupando che non andassi con le grus. Tupiditum, tum, tu, tupiditum. Tururururu. Tupiditum, turupiditum. Turururu. Sa bene quella canzone sul ponte? Collega Asgard ai portali. Bello, bello.
Ora giungo lo sbocco questo gioco. Mi do anch'io. No! No, tu non l'hai visto, non hai visto le finestre del boss. Non l'hai visto. Non l'hai viste. Sai che devo ancora giocarlo Life is Strange? In realtà ce l'ho. Ce l'ho per PlayStation 4. Ma non l'ho ancora giocato. Lo giocheremo in futuro. In questo momento in realtà ho un sacco di uscite da giocare. E quindi nada. Però in futuro assolutamente devo recuperare. Sì, ma mi fa cacà. Sì, ma è appunto per quello è bello. Perché ti fai un sacco di risate. Stiamo andando a Jotunheim tra la neve. Oh, Jesus. La tua alce, immagina il dialogo. X, wow, vedo che hai una stalla. Io sì, il mio fratello è destriero. Posso vedere il tuo cavallo? Il mio cavallo? No, è un'alce che arriva da Asgard. La mitica alce di Asgard. Vedevo pure qua a giocarlo, vero, vero, vero. Elena, Genshin Impact. Prova Genshin Impact. È gratis, è per PC, è cross platform, cross play. Ci sono un sacco di robe da fare. Genshin Impact. Domandina, gli fatterai male per 65 a Miro? Per portare tipo Demon Souls? Allora, no, non ruberò la PS5 a Miro. Anche perché sperando che roba come Horizon 2, God of War 2 e tipo Hogwarts non escano nel 2022, conto di comprarmela a seconda di queste tre uscite per estate 2021. La butto, cioè almeno uno di questi tre estate 2021 ce la potremmo fare. Io non mi serve rubarla. In teoria conto 6-10 mesi. Non conta su God of War, ma io non conto solo su God of War. Cioè a me va bene Horizon 2, va bene God of War 2, va bene anche Hogwarts o il gioco quello sul Signore degli Anelli. Qualcosa next gen, realmente next gen, deve uscire nei prossimi 6 mesi, 10 mesi. Cioè se escono tutti il 2022, questo lancio potevano anche non farlo. Sì, Genshin Impact, te l'hanno scritto in chat, brava Elena, guarda un po'. Come fai a giocare questo gioco a quest'ora, non sei stanca? No. Chissà come sarà la in Horizon 2, uguale al primo Horizon, cioè l'abbiamo vista, è identica proprio. E ad esempio non si vedevano i campioni di entrambi i roster costruiti come si deve, è vero, questo è vero. Ah. Hai un viso radioso. Mi ha fatto uscire, quindi non so Jotunheim. Raccontami tutto ciò che hai visto. Sono proprio uscita. Io, ecco, sono stata ad Asgard. Non eri tu. Il regno degli dei. Eri un uomo. Ricordo una profezia sul re. Eri uomo. Come va, Blue Wolf? Benissimo. Fine dei tempi. E le norne mi parlavano del grande lupo Fenrir, assetato del mio sangue. Ma c'era qualcos'altro. Speranza. Non ero turbata dall'imminente cataclisma. Forse questa parte aveva lo scopo di ispirarti coraggio. Sei davvero in contatto con gli dèi. C'è altro ancora? Io è esattamente questo, quello che temevo e non volevo vedere e in realtà è successo. Questo bug che ad Asgard sono uomo, poi solo io perché ho visto altre run ad Asgard hanno il personaggio che si addormenta, io ad Asgard sono uomo, così a caso, e temevo proprio che lei uscisse dal sogno e dicesse ho visto me stessa che faceva questo, 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 questo. In realtà non è vero. Perché lei ad Asgard è uomo. Il che vuol dire che è un'altra persona. Non è la stessa. Né lei. E invece parla come se fosse lei. Che io questo temevo. Quando per la prima volta ho scoperto che
il mio personaggio doveva essere d'Asgard e non del sesso opposto. E ho visto come dicevi tu, nelle visioni incarnavo la sua forma, vivevo la sua vita. Nel suo corpo ero me stessa, ma ero mossa dai suoi scopi. I suoi pensieri mi erano chiari quanto i miei. Ero me, ma in lui coesistevamo. E cosa hai appreso? Più che apprendere, sentivo. Sentivo ogni cosa. I suoi timori, i dubbi, gli amori, le passioni. Incredibile. Che altro? Quindi noi abbiamo interpretato la parte di Odino, solo che Odino aveva le nostre sembianze, solo che il mio si è buggato ad Asgard è uomo. Quindi doveva essere lei, nei panni di Odino, solo che era Eivor versione... Che disastro! Tenevo con Loki, l'ingannatore. Litigavamo spesso. Che disastro! Tale inimicizia degenerava. Mi svelava di avere generato un lupo e io mi infuriavo. Perché ti aveva nascosto la verità? Sì, poiché sapeva che i lupi erano banditi da Asgard. Ha ignorato un mio ordine. Forse la visione vuole suggerirti qualcosa. Che devi affrontare una paura. Che devo diventare uomo? E trovare il perdono nel tuo cuore. Forse. Ma la visione proseguiva e io mi prefiggevo uno scopo. Per conseguirlo avrei dovuto raggiungere Jotunheim. E invece mi sono svegliata. Mi sono svegliata. Interessante. Cos'altro ricordi? Basta. E questa cosa non la sapevo. Non sapevo che a un certo punto la missione di Asgard si interrompeva e ti portava fuori. Io credevo che potevi fare tutta la missione di Asgard quando e come volevi, che in realtà puoi farlo. Però arriva una certa che ti blocca, cioè il dialogo con Valk, e poi magari fra un po' vi faranno tornare ad Asgard, credo. Questa è una cosa molto bella. Se ad Asgard non fossi uomo. Nient'altro. Niente che avesse un bel figo, un bel figo. Il però... sogno è svanito. Eivor, non avevo mai sentito di visioni come queste. Lasciami sola. Devo pensare a ciò che hai condiviso. Ora, alla gente mi dice, tutte a te cammino. Ho capito, io sono semplicemente andata a dormire. Mi sono svegliata ad Asgard e sono uomo. Ma voi potete dire, sì, ma ci stai prendendo in giro, è normale. Ma anch'io a un certo punto pensavo fosse normale. Lo pensavo davvero. Poi sono andato a vedere la run delle altre persone. Cazzo, le altre persone si addormentano, si svegliano e sono comunque uomo. Io no. E mi dà fastidio sta cosa. Mi dà fastidio perché poi c'è Eivor donna che parla con Valka e diceva: ero io nei panni di Odino e sentivo le sue emozioni. Ma non eri tu nei panni di Odino. Era la tua versione uomo nei panni di Odino. Che palle. Non lo so, mi dà fastidio sta cosa. Non mi piace. Non mi piace assolutamente. Oh, intanto Lorz, ben arrivato. L'orso è ben arrivato. Ma come il solito schifo, Blu? Ma come il solito schifo? Com'è possibile? Come essere possibile? E intanto andiamo avanti con le missioni loro. Ravenstone. Posso spostare gli equilibri. Trova ed esplora. Ok. Mi ricordo perfettamente cosa dovevo fare. Dovevamo andare a cercare hamburger con la cripta, che era a sud di Leicester, dove i fiumi si incontravano. Ed era esattamente... ed era esattamente... qua. Doveva essere qua, il fiume Alne... e il fiume Arwen si incontrano qua. In teoria dovrebbe essere qua. Quindi noi andiamo qua e andiamo avanti con la main quest, dove non sono ad Asgard e non sono uomo, ma sono Adonnina. Sì.
Andiamo a piedi. Andiamo in barca. Andiamo in barca. Andiamo in barca. Almeno ci sentiamo due o tre canzoni. E balliamo, e balliamo. La mia vita fa sempre fatto schifo. Semplicemente non l'ho mai detto. Ma non è vero, la vita non fa schifo, ragazzi. La vita è meravigliosa. Ci sono alti e bassi. Quello è vero. Però la vita è meravigliosa. Potevi dire che la vita fa schifo. Ci sono tantissime cose da fare nella vita. Se non vi piace la vostra vita in questo momento, vuol dire che non avete ancora trovato cosa realmente vi piace fare. Andiamo a gamba, chietta. Verso le onde. Io domani a scuola, quindi devo andare. Buona serata. Buona serata a te, grazie mille di essere passato, Blue Wolf. Alla prossima, tanto nel dubbio. Dobbiamo rimanere. Sono sempre qua. Ma la vita è meravigliosa davvero, cioè ci sono talmente tante cose al mondo da fare, da scoprire, da imparare, eccetera, eccetera, che non può essere brutta. Dici, magari sono solo, mi sento solo, quindi la mia vita è schifo. Non è vero, perché effettivamente la solitudine è una fase che prima o poi, chi prima chi dopo, prova e serve a crescere. Serve a crescere, a farti rendere conto che non ti serve la gente per sta bene, perché devi solo trovare degli hobby, devi scoprire cosa realmente ti piace fare. La vita è bella e ricca, certo, ci sono le cose negative, ci sono sempre cose negative, sempre, però c'è anche l'altra parte della medaglia. Se noi vogliamo vedere solo le cose negative, è una nostra scelta. Se noi vogliamo vedere solo le cose negative, perché in realtà ci sono anche le cose positive. Vivere come Mr. Bean. Io sono malato per cui domani niente scuola. Vacanza! Poi ammetti che tu ti stai impegnando per tirare sul morale. Ma non è vero! Cioè, a parte sì, mi sto impegnando per tirare su il morale, però non sto dicendo le cazzate. Devo trovare come farmare i soldi. Lavora, zap. Blavigna. Sì, vabbè, a scuola di persiana lo guardiano, per favore. Per favore. Pian piano stiamo arrivando al punto missione. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Mr. Biniano, beh, ma Mr. Bean se la gode la vita, non lavora, si diverte un sacco e non lavora. Non si sa come faccia a campare, però campa. Ha il suo migliore amico, è un orsacchiotto che non lo fa sentire solo. E poi sperimenta un sacco di cose. È felice perché sperimenta sempre. Non si tira mai indietro. Non è male come esempio di vita, Mr. B. Chiave. Sarai i miei occhi. L'abbiamo beccato il punto missione. Guardalo come è tutto blu. Guarda come il punto missione è tutto blu. Dentro sicuro che vuol dire che hai finito Zelda e non hai capito il gioco? Ma tu mi puoi parlare di Zelda quanto ti pare, poi effettivamente io quanti non... soldati per una cripta non fanno certo la guardia. Non l'ho giocato. Deve essere bloccata dall'altra parte. Cavolo, bloccata. Ma hai visto dov'è l'obiettivo? L'abbiamo beccato subito. Non so come, ma l'abbiamo beccato subito l'obiettivo. Oh mio Dio, tornare a giocare a Valhalla come l'inizio. Siamo stati un bel po' ad Asgard, eh? È strano.
un sacco strano. Allora, dobbiamo trovare il punto di ingresso. Il punto di ingresso. Lì c'era un buon punto di ingresso, però la vita ha deciso di non premiarmi. Anzi, di dirmi che faccio schifo. Perché era un punto di ingresso ma bloccato. Li guardiamo meglio. Rip Asgard. Ah, è diverso giocare ad Asgard. È semplicemente diverso. Non è brutto, è diverso. E le attività sono diverse. Ok, pure farmato i minerali di ferro perché sì, cosa buona e giusta. Cosa? Gridarò ai vermi. Scusa. Finito le frecce. Ok. Non ho visto niente, la volevo fare stealth, eh? Ma non mi ha visto nessuno. Quindi va bene. L'alce rimarrà sempre nei nostri cuori. Beh, come fai a dimenticarti dell'alce? Ok, intanto se ci siamo introdotti da qualche parte. Da qualche parte che non so, però ci siamo introdotti, solo che è calla. Non posso passare. Ah no, invece sì. Ora basta! Colpite dai lati! Scusa, scusa! Beh. Dov'è? Deve essere fatto! Questo. Dove ti nascondi? Dove ti nascondi, Burger? Eh? Dove ti nascondi, Burger? Ricordati di me quando diventerò molto conosciuta. Scusami, quando è che divento molto conosciuta, Elena? Quando è che arriva il momento in cui mi scordo le persone? Ma che c'entravo che di Assassin's Creed non ci capisci niente? È una storia complicata, basta chiedere e io vi spiego. Un altro modello di vita spensierato è Artruth, che non capisce mai un cazzo. No, Artruth è un altro modello di vita spensierato perché ha 50 anni e continua a divertirsi come un ragazzino. I danesi, bla bla bla, Burger, devo pescaltro, ok. E lì rimasero in traverso, mentre poi mi rimasero dimenticavo le proprie errori. Sì. Sì. Ma ora avete visto gli errori, no? Perché io non li ho visti questi errori di cui vanta quella scrittura. Ammazzelo però quanto ovo. Ammazzelo quanto ovo. Pare che mi stia avvicinando. Pare che mi stia avvicinando, mi sto avvicinando. E zapum te! Dimmi, comando per dare i soldi. Ma sul server / pay nome soldi. È buio. È buio, sto sott'acqua. Una lancia. Buono. Buono una lancia. Abbiamo ottenuto delle armi. Ma questa cosa è assolutamente incredibile. Intrusi! Qua
gli intrusi. Dove li vedi gli intrusi? L'avete visto? Era impennato. Era impennato. Ad Asgard ci prendono tutti per allevatori di alci. No, per i fondelli. Però anche per allevatori di alci non è male. Potrebbe essere. Allora, quindi qui è dove ero prima. Qui è dove ero prima. Abbiamo trovato Burged. No, non può essere. Stai indietro. Burged ci sfida. Quello è un coltello per il pane. Intendi forse imburrarmi? Attenzione, per fare le battute. Indietro, ho detto, o la vedrai. Se insisti. Con quale nonchalance? Dovrai uccidermi. Per tua fortuna non è necessario. Questo regno è mio. Mio! Ma era una V-trigger e un super kick. In realtà Eivor è Kenny Omega. V-trigger! Super kick! In realtà Eivor è... Andiamo, mio signore. Kenny. O faremo tardi all'incoronazione. Senti, ma io ti lascio un attimo qua che vado in giro a depredare. La situazione è disperata. Vado un attimo in giro a depredare. Cioè, da fa. Che ho preso? Non si sa? Lo sapremo mai? Ascia sepolcrale danese. L'ascia sepolcrale danese. Cosa voleva intendere con imburrarmi? Guarda, in realtà non lo voglio sapere. Vi chiudo l'offerta e vado avanti. Allora, io devo arrivare tipo da quella parte. E da quella parte, secondo voi? Da qui. Lasciamo un attimo il re lì, tanto. Che stai a fa? Non è che scappa, insomma, giusto? Un nome più facile, l'ascia sepolcrale. Oh, hanno chiamato così, ci potremmo fare? Niente, ci adattiamo e basta. Spirito di adattamento. Ascia sepolcrale danese. Ehi, ciao! Fai fuori! Sarò veloce! Forza! Fino alla fine! Scusa, non volevo affrontarvi tutti! Idiota! Ora morirai! Non volevo affrontarvi tutti! Stavo solo guardando in giro! Ah, ma c'è un tesoro! Allora ho fatto bene a vedermi uccidere tutti quanti! È importante, importante. Allora, mancano due cose. Una e due. Una e due. Andiamo. Bene. Le donne vichinghe mi fanno morire. Hanno sempre le risposte. Scusa, in che senso? Ma perché tu non hai visto le battaglie rap? Se avessi visto le battaglie rap, stavi già preparando le nozze. Già le nozze. Scusami, ma qui cosa c'è? Mamma mia. Mamma mia, quanta roba! Un gatto di carbonio. Cioè, scusatemi, un cassone così per un lingottino così.
Però va bene, eh. Però va bene. A ognuno le casse sue. E qui ci dovrebbe essere il libro. E che schifo era niente. Eccolo. No, Bida, concentrazione delle norne. Abbiamo la concentration delle norne. Nel senso che se quello che dici ti ammazzo, la donna ti risponde, io ti prendo per le battaglie e le faccio mangiare dove... Ma scusami, Alex, tutte queste donne vichinghe che ti rispondono in questo modo, come dire, meraviglioso, dove le hai incontrate? Per dire, tutte queste donne gentili vichinghe, dove le hai incontrate? Dai, andiamo. Adesso me lo posso portare dietro. Ah, parla di videogiochi. Ah, beh, sì. Nei videogiochi, ma in realtà anche nelle serie in cui si parla di vichinghi e non solo Vikings, le donne vengono rappresentate sempre molto forti. E insomma, meno male che almeno le vichinghe vengono considerate. Voglio dire, in qualsiasi epoca le donne vengono sempre trattate di merda. Invece i vichinghi, insomma, hanno ammazzato un sacco di gente, eh. Però, diciamo, che almeno riconoscono il valore delle donne. Lo riconoscono ammazzando un po' di gente. Però almeno riconoscono il valore delle donne. Oh, insomma, le guerriere. Bello, bello. Ma io devo passare in mezzo al campo con il re a tracollo? Ma vi pare normale? Scusate, passo, eh. Scusate, passo, lasciatemi sta. No, non avete mai il mio re. Non lo... È mio! E lei se ne va. Corre. Devo dire che erano delle grandi guardie del corpo. Uomini, ovviamente, altrimenti col cavolo mi fanno uscire. E non avrete mai il mio re! Ah, ma scusa, ma tu sei... È tonna. È tonna. È tonna. Aspetta che torno un attimo. Ma è successo... È successo qualcosa che non doveva succedere. Scusa, c'è tonna. Non so perché... Non puoi lasciare un qui un corpo. Ok, qui sì. Cioè, il fatto che ci sia tonna, voglio dire, non è normale che la battaglia è andata così. Tonna a caso è scappata fuori. Chiamo le persone. Vedo se qualcuno mi risponde. Non lo so, è successo qualcosa di strano in tutto questo. E tu? I nostri destini si intrecciano, passerò. Sì, ma si sta buggando tutto il gioco. Non lo vorrei dire, ma si sta buggando tutto il gioco e non mi risponde ai comandi. Non lo so, è successo qualcosa che non doveva succedere, raga.
Non so perché c'è la donna, non so perché donna a un certo punto ha iniziato a ad attaccarmi. E non so perché era lì in quel momento. Non è partita nessuna caccia in contonna. Non lo so. Mi aspettavo una caccia in contonna. Cavolo. Nessuna musica, niente. Cavolo. Ah, vabbè, fammela fuori ormai. Sicuramente poi quando parliamo ci dirà l'opzione tonna è morta. Però non doveva così, credo. Non lo so. Non chiedetemi queste cose. Tonna è morta. Portiamo anche tonna. Portiamo anche tonna sulla barca. Siamo carichi di gente. Più o meno viva e tale. Non lo so. Secondo me si è buggato qualcosa che non ha funzionato. Oppure doveva andare così. Ma boh, non lo so. A volte succedono le cose in sto gioco e non riesco a capire se doveva andare così, se non doveva andare così, se qualcosa è andato storto. Perché tonna è qui? Perché tonna mi ha attaccato? O dici chi è tonna? Vabbè, ma tonna era una sorta di traditrice vichinga. E lo sapevamo che era mezza dalla parte di Re Hamburger. Però il fatto che la battaglia sia iniziata così, senza nessun tipo di cacci, senza niente, mi fa un po' sorcere. No. Buona permanenza, Hel, passerotto. E questa è fatta. E tu pure donna. Siamo carichi di cose, gente. Non so dove sta andando Eivor, scusatemi. Ha deciso di fare cose. Torniamo. Dai fratelli. Fai manovra. Pi, pi, pi. Dopo 2K bug abbiamo Assassin's Creed bug. Abbiamo Valhalla bug. Cantate, corvi. Abbiamo Valhalla bug. E non lo so, sono rimasta un po' allibita con questa storia. Che in teoria Tonna doveva stare alla sua città. E invece me la sono ritrovata qua. Che mi ha attaccato senza grandi dialoghi, senza niente. Cioè, ha fatto un mezzo dialogo, poi si è tipo buggato, si è interrotto. Boh. È partito con l'ordine di annientarvi. Zitto. Zitto. Siete in grossi guai. Non ve ne rendete conto. Rimane solo Leofrit a questo punto da attaccare, da uccidere. Ci per poi incoronare il nostro fidato re di Mercia. Una piaga nauseante. Non vi meritate la mercia. Il trofeo va ai vincitori, mio re. Solo chi vince merita la mercia. Noi siamo i vincitori, abbiamo appena vinto in un modo un po' brutto. Però in teoria abbiamo vinto. E io, mentre voi non vedete niente, attacco la borsina dell'acqua calda. Perché ho le manine che sono un po' freddine. E quindi me le scaldo. Perché di quello che abbiamo non mi manca niente. Tanto il viaggio. Il viaggio è finito in realtà. Ora basta. Il viaggio è finito in realtà. Pensavo fosse più lungo. Beh, guarda. Lascia. Silenzio. Parcheggiato. Accogliamo Re Burger. Comunque c'è una donna che a prescindere alza un uomo, se lo porta in giro, salta, zompa.
Vabbè, ma è vichinga. Sta a guardare il capello. Ehi, fratelli. Fratelli Lodbrok. Dovrebbe essere cacciato. Dobbiamo andare. Svelti. Siamo dietro di te. Burgred, luce dei miei occhi. Quasi non ti riconoscevo. Chiunque abbia addestrato questi soldati. Ah! Mettimi giù! Ti metteremo giù solo quando avrai un cappio intorno al collo. Verranno a cercarlo. Yeah. In guardia. Yeah. Chiunque abbia addestrato questi soldati merciani dovrebbe essere cacciato. Ma è morta tonna, nessuno me lo chiede. Nessuno me lo chiede. Ma stiamo andando a piedi realmente? 800 metri? Ma due cavalli? Ah, ve lo dico, io so più piare il cavallo mio, eh? Io chiamo il mio cavallo. Metto Burgred. Però sa, si sta buggando un po' tutto. Stanno succedendo cose strane. Io vado, voi fate come cazzo mi pare. Sono tornati indietro. Arriveranno mai alla città? Boh. Passo? Passo? Questo non è il vostro re. Tranquilli. Tranquilli, non è il vostro re. Non ce l'ho Lucky Mining. Lo sto cercando, ma non ce l'ho. Non vedo neanche che viene venduto. Lo sto cercando forte forte Lucky Mining. Tutti i soldati che mi inseguono. Oh Gesù! Un sacco di soldati mi inseguono. Fai finta di niente, fai finta di niente. Non vedo niente e nessuno. Fai finta di niente. Fai la grande... Madonna, arrivano da tutti i pizzi. Fai il grande slalom. Dove vado, vado? Avete visto il bug? Si era frizzato tutto. Ok. Niente, partono i dialoghi oggi e poi si bloccano. A livello 2 ho trovato con un piccone. Vorrei aumentare di livello. Ma Lucky Mining non si può tipo solo trovare nelle chest artefatto, Elena? Scusami, nelle chest incantesimi? Mi pare che sia così. Io di Lucky Mining proprio nulla. Lo vorrei un sacco. Sono successe robe. Regà, non mi chiedete. Eravamo inseguiti dalle persone. Ci eravamo persi tutti quanti. Stava partendo un dialogo. Si è interrotta e è partita la cutscene. Va bene. Burgred, amore. Proprio lei. Mia madre. Sei ferita. Che ti hanno fatto? Niente. No, no. Sto bene. Ora muoviti, Lord. Il tuo re ti aspetta. Morirete tutti, Danesi. Attaccandomi avete decretato la vostra condanna. Potete starne più che certi. Presto gli accoliti conosceranno i vostri nomi. Non importa cosa farete o quanto andrete lontano. Vi daranno la caccia e vi uccideranno. Uh-huh. Ora basta starnazzare, cornacchia. Oh! Quel ruolo a mio fratello. Big punch! Accoliti? E chi sarebbero? Ignoralo. Sono solo auspici e profezie. Non lo sapevo, figurati. Cammina con me, morso di lupo. Abbiamo tempo prima della cerimonia. Dove andiamo? Da nessuna parte. Andiamo in giro con Ivar? Non mi sembri il tipo. Hai concluso che sono un tipo molto crudele, non è vero? No. Mi sta bene, anch'io mi sono fatto un'idea di te. Che idea ti sei fatto? Un agnello al macello. Ecco, lo vedi? Crudele.
troppo crudele. Beh, un pochino sei crudele, ma non troppo. Insomma, quanto basta, Ivor? Mi stai... Ehi, voi, sparite. Mi sei abbastanza simpatico. Viviamo con Ivor. E Ivor ed Ivor. No. So di essere stato un bastardo, ma tu sei una vera guerriera e ti rispetto. Voglio che tu sappia che Ivar il senza ossa considera Eivor un'amica. Ivar considera Eivor. L'idiota che ha ucciso Nibernia. Ho decorato la lancia con le sue viscere. Mi chiamava così perché mi flettevo come un giunco. Non perché sei tenero come un cucciolo. Il Valhalla, quella sarà la mia meta. Sento già l'odore del sangue e il sapore dell'idromele. Siederò accanto al Supremo con l'ascia in pugno. Una fine degna per un Ragnarsson. Beh, se non ci vai, è proprio una storia. Ci andremo. Ma Uba, no. Non inseguiamo la stessa vittoria. Non più. Cosa vuole Uba? Invecchiare e ciondolare in una fattoria badando a dei piccoli Uba. Oh. È un sogno di molti. Ma non di un guerriero, non di un Drengre. Un tempo era diverso. A questo posto, l'Inghilterra, lo ha rammollito. Ma vuole una famiglia, ma guarda! Com'era un tempo? Come me, feroce, selvaggio. Con che il coppia! Tutto rispetto, nessuno è come te. È un complimento, non l'ho capito. Voglio solo dire che le cose erano più semplici prima. Se ti dà tanta noia, perché non vai per la tua strada? Perché è mio fratello. Gli voglio bene. E sono disposto a fare di tutto perché torni a pensarla come me. Siamo perché se poi il fratello non va nel Valhalla non si incontrano mai più. È quello il problema. Non è che tu durante la battaglia lo puoi, gli puoi dire un'accettata e lo ammazzi. Cioè, non è carina come cosa. Mi mancava Ivar che faceva pipì comunque. Sono ubriachi. Eivor, stai troppo tempo con Ivar. No, va bene. Un po' meno. Gesù. Pure noi siamo... ubriachi fradici. Non vomitare. Non vomitare. Mi sono superata. Ho perso l'incoronazione. Quello tu chi sei? È peggio di me. Madonna, siamo nel club degli ubriachi. Questo è il club degli ubriachi, tutti qua stanno. Quanto abbiamo bevuto? Non mi ricordo niente. E non stai neanche troppo bene. Oscilla tutto. Oscilla tutto. Carino il club degli ubriachi comunque, eh? Ok, da questa parte. Da questa parte. Quanto abbiamo dormito? Quanto siamo stati ubriachi? Questa è la vera domanda. Questa è l'unica vera domanda. Chi è re in questo momento? Qui c'è un sacco di gente intanto. Devi passare. Cacchin. Con caricamento lunghissimo, quindi sarà una lunghissima cutscene. Ah! Ciao Sigurd!
Tranquillo te, Dov'è mio figlio? Che abbiamo già incoronato, però non c'ha. Non è giunta risposta. Non c'è la corona. Quindi è l'incoronazione questa. Il vecchio re. Dai, su, un po' più di allegria. Mi cercavi, vecchio amico. Ed eccomi qui. In piedi, di fronte al trono dal quale ho regnato fino a poco fa. Sei qui per accettare la decisione unanime del Witan. Sei ritenuto un re inadeguato e sei deposto. Perciò dovrai decisione del consiglio. Le asce sono il consiglio. La mercia ha parlato. Tanto, Elena. La corona. Non ce l'ho. Sei tu, vecchio amico? Ah, sì, ti riconosco ora. Ah, perdonami. Il fatto è che la maschera della rettitudine cela il tuo vero volto. Se davvero il cielo ha errato nel volermi re, beh, perdonate la sua luce ingannevole. Amen. Ora, dov'è la mia corona? Cavolo. Ah no, eccola. Pensavo che in qualche modo era perduta e dovevo recuperarla, mi è preso il panico un attimo. Per i miei modi. Sono solo un uomo retto che in vita non ha mai dovuto imparare a inginocchiarsi. Eppure ci proverò. Ah, com'è semplice, com'è facile inginocchiarsi senza paura né sentimento. Si prende gioco di te, ammazzalo e basta. Prima lo vinci in corona, poi... Rinuncerò a questa corona. Poi lo ammazziamo. Questo regno infestato da pagani e al favore di questi ipocriti traditori. Ma lo farò solamente alle mie condizioni. Oh, Gesù. Le richieste sono semplici. In primis dove già. Oh! Ceo Lulf! Guardati attorno. Non hai più alcun potere qui. Tira fuori le palle. Pietà è l'unica cosa che questi uomini potrebbero concederti. Bravo, Ceo Lulf. Sì, non sei più re. Sì, io, perdonatemi. Non fatemi del male, vi scongiuro. Vi prego. Me ne andrò. Tieni. Te la cedo, davvero. Tieni. Portate questo lord e sua moglie a Roma. Vivranno laggiù. A Roma in esilio. Gli è andato pure bene. Madonna, ciao Lulf, che palle. Non l'avrei mai detto. Tac. E son re. Legittima re Ceolwulf di Mercia, secondo del suo nome. Un re giusto, un re generoso. Dio salvi il re. Dio salvi il re. Spero ne sia valsa la pena. Soldati merciani, in cammino verso Repton. Leofrit. Leale fino alla fine, quel bastardo. Radunate gli uomini e distribuiteli tra le porte nord e sud. Dovrà dividere le sue forze. C'è Olbert è là. Eivor, devi salvare mio figlio. Mi sa che il figlio fa la brutta fine. Qui con Ceolwulf. Va. Mentre noi siamo riusciti a ottenere il re di Mercia, lo abbiamo appunto deposto, Leofrit, il generale fedele al re di Mercia, appunto ha attaccato la città che abbiamo conquistato. Bastardo. Ora vediamo un attimo se c'ho un teletrasporto. Ma sicuramente. Yes. E andiamo direttamente qua. Senza far troppi disastri. 7 milioni su Flex Dojo. Io sto a 1,6 tipo. Sto a 1,6.
E comunque cercasi Lucky Mining. Andiamo a fare la guerra, sì. Dobbiamo difendere la città e il figlio del nuovo re. E c'è un wolf, ha una brutta fine. Già lo sappiamo. È tutto scritto là. È tutto scritto. Qualcuno muore in questa sequenza. Non so chi, ma qualcuno muore. Si fanno, si accettano le scommesse in tutto questo. Ah, comunque c'è la borsina e l'acqua gallina. Così, bella. Si sono aperti un varco. Devo trovare Ceolbert. Ceolbert, è vero, Ceolwulf è lui. È il re, Ceolbert e invece il figlio. Ceolbert! Che cos'è? Ah. Ringrazio, Mario. Hai visto Ceolbert? Ah. Non ancora. Probabilmente Ceolbert. L'unica cosa che potrebbe interessargli in questo posto. Ti ammazzo. Diciamo che teletrasportandomi, come al solito, si è buggato tutto. Quindi non c'è proprio un vero e proprio assalto, ci sono robe. E dobbiamo cercare Ceolbert. Sì, però se devi buggare le cose così, no? Dimmi tipo teletrasporto, viaggio rapido non disponibile. Ceolbert! Ma non ci sono i suoni, cioè raga, non ci sono le oste in sottofondo. Non so perché, è tristissimo. Sapevo che non dovevo mettere la patch. Lo sapevo che non dovevo mettere la patch. Gente morta nell'acqua. 70 metri, c'è Albert! Che vuol dire per arrivare c'è venuto un giorno? C'è un tesoro, c'è Albert, un tesoro. C'è Albert, è nei guai. Sì, c'è il tesoro prima. Oh, 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 Leo Fritte, cazzo! Leo Fritte, lascialo andare. O ne risponderai a me? Rispondo soltanto al mio re. Per voi danesi ho questa. Ok, Leofrit salvo. Scusami. C'è Olbert salvo. Leofrit muore. Repton è di nuovo nostra. Resti solo tu. Non posso farlo. Allora morirai. Fatti avanti. La battaglia con Leofrit. Anche se mi battessi, i Ragnarsson hanno trionfato. In passato ho già affrontato molti danesi. Non ho mai perso. Schiva un botto. Cosa si prova? Ora non posso parare il rosso. Schiva forte. Mancato. Farò provare dolore. Ah, non posso schivare il rosso. Piede, no! A volte si gira la telecamera. Ma perché si gira la telecamera? Raga, oggi è tutto buggato sto gioco. Io sapevo che non dovevo mettere la patch
1.4. Oggi poi è tutto buggato. È sempre tutto buggato. Oggi più del solito. Non sentite che manca qualcosa di sottofondo, raga? È vuoto oggi il gioco. Pure il comparto oggi c'è qualcosa che oggi non va. Piedino? Piedino. Cado, braccino. Braccino. Ma che ha fatto? Si è teleportato? Sei un Tain valoroso. Burger era fortunato. Ma è mio dovere frappormi tra voi e la merce. Si teletrasporta. Oh. Ok. Non vi sembra strano il comparto audio oggi? Piedino, dai. Cosa si prova? Cazzo, era rosso? Il Perry pure. Boh. Arriviamo così oggi. Non ancora. Combatti, Pagana. Madonna, che bella la camera. Ma i suoni sono sbagliati. Perché in quel momento dovevo urlare? Che stavo facendo così? Ok. Ok. Preso. Mancato. E ta. Perfetto. E diciamo che è andata. Però c'è l'audio, qualcosa di buggato. Signori, io penso che riavvio il gioco dopo di questo. Non lo so, c'è qualcosa che non costa. E da prima che lo dico, c'è qualcosa che non va. Oggi. Più del solito. Sappiamo entrambi come finisce. Grazie per il dato per il follow. Bello in questa scena proprio. Un nobile Tain che combatte un ignobile guerra. Burgred lo ha abbandonato tradendo la sua fiducia. Se fossi in Leofrit vorrei saperlo. Perché privarlo dell'estrema gloria? È pronto a raggiungere il suo dio da valoroso guerriero. Risparmiarlo lo umilierebbe soltanto. Se lo sapesse infrangerebbe il giuramento. Allora scegli verità o gloria. Oh no! Abbiamo una scelta doppia. Possiamo dirgli la verità e dirgli che Burgred lo ha abbandonato. Magari Leofrit potrebbe venire dalla nostra parte. Potrebbe magari combattere al nostro fianco, perché lui era fedele a un re che in realtà lo ha abbandonato. Oppure lo possiamo uccidere e quindi lui crederà di essere morto per onore, l'onore di aver difeso la sua terra, di essere rimasto fedele al suo re. A me Leofrit piace, è un ottimo combattente, Potrebbe sbloccare robe belle, come Leofrit che viene dalla nostra parte e ci aiuta con le razzie, tipo. Io provo a risparmiarlo. Perché dite tutti uccidilo? Perché dovrei ucciderlo? Lui era fedele a un uomo che in realtà ha abbandonato. Io vorrei uccidere il re. Il re non mi piace per niente. Io lo risparmio. Alzati, Leofrit. Potrai combattere ancora. Cosa? La tua lealtà nei confronti di Burgred è mal riposta. Ha rinunciato al trono e si è diretto a Roma. È fuggito. Tu menti. Mentire a un uomo in punto di morte. A che servirebbe? Ha salvato se stesso, lasciando te a morire. Hai combattuto per niente, per nessuno. Tradire un uomo così fidato e leale
È un disonore tale da valere 1000 morti. Poverino, depresso adesso. Mi hai dimostrato grande rispetto. È doveroso che io ricambi il favore. A Venonis c'è una statua con una pergamena in un vaso. Devi bruciarla. Perché? Reca il tuo nome. L'ho scritto io, su ordine di Burgred. Quando gli accoliti la leggeranno, ti daranno la caccia. Chi sono? Ora non ha importanza. Non hai molto tempo. Brucia la pergamena o ti inseguiranno per sempre. Dove andrai ora? A Roma. Va a cercare hamburger. Forza, torniamo indietro. Yes! Yes, mi è piaciuta questa scelta. Attento. Abbiamo risparmiato, gli abbiamo detto la verità e lui darà la caccia al re che lo ha tradito. Bello, bello. E in più ci ha dato una queste ferite guariranno presto. Sei fortunato. Un'informazione sono importante. Su di lui. Non l'ho neanche sfiorato. Cioè, Albert, fai schifo come guerriero. Dovevi restare nascosto, cioè, Albert. Non era la tua battaglia. Lo era. Era anche mia. Mia, tu, di mio padre. Dovevo battermi. Ma fai schifo come guerriero. Hai mostrato coraggio, audacia. Non sei più un ragazzo. Se non arrivavo io, eri morto. Finito il dialogo? Tornando a Leofrit. Non credevo l'avresti risparmiato. Non c'è onore nell'uccidere un uomo ingannato. Credeva che il suo re sarebbe morto per la merce. Ora conosce la verità. E potrai anch'io ho pensato alla stessa cosa. Avevi ragione su di lui, Cheolbert. E a credere che la linea che ci separa a volte è molto sottile. E lì. Lui rimarrà lì. Bello. Bello. Ora. Una roba. Salvo. E esco. E ricarico. Perché non lo so. Non lo so, c'è qualcosa che oggi non funziona. Sono i dialoghi e l'audio che continua a buggarsi, a bloccarsi. Ora un caricamento non risolverà niente. Ma uno ci prova. Ma una ci prova perché effettivamente queste battaglie non mi stanno piacendo per niente. Manca qualcosa, non c'erano le urla delle persone che combattevano, l'audio è desincrato rispetto a quello che succede, c'era Leofrit che faceva wow, mentre stava lontano e faceva così, cioè, non lo so, vediamo, anzi chiudo proprio l'applicazione e la riapro, va? Fammo le cose per bene e vediamo. Se questo senso di c'è qualcosa che non va, sparisce oppure no. Vendate! Che vuol dire, Samu? Che cosa volevi narrarmi con le tue immense parole? Vieni da me, abbracciami e fammi sentire che... Na 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 na. È tardi, Sua Altezza, vado a dormire. No, è presto in realtà. Sono 00:15. Dobbiamo finire Valhalla. Ah, vieni da me a Roma? Vieni da me a Roma. Giusto quello, guarda. Giusto il vieni da me a Roma. Vabbè, ma tanto sta a cercare hamburger. Di dove sei? Di Roma. Normalmente faccio anche le 5, ho detto no, le 5 no, ma a luna sì, dai. Ma a luna sì, dobbiamo cercare di andare sempre più avanti possibile, nonostante cerchiamo di non rushare la trama principale, perché alla fine del gioco voglio giocarlo per quanti problemi abbia, perché ora ha tanti problemi. Io continuo a non capire come faccia questo gioco a prendere 9 dalla critica. Questo gioco non può prendere 9 da critica. E perché ha tanti problemi. Voglio giocarlo, non voglio lasciarlo e buttarlo lì.
Ma lo sentite anche voi l'audio che ha problemi o lo sento solo io? Ci sono stata lì, dove è bella? Vabbè, Roma è Roma. Non che le altre parti d'Italia siano brutte, anzi, l'Italia è tutta bella e meravigliosa. Però Roma è Roma. Roma è Roma, da qualcosa in più. Però l'Italia è tutta bella. Sai, già se mi dici la Germania, che c'ha la Germania? Che c'ha la Germania? Che c'hanno i tedeschi? Oppure la Spagna, che c'ha la Spagna? Già se mi dici la Francia, beh, oddio. Marco si sta facendo. Lei si è beccato, no, no, tutto normale. Tutto normale. Ci sono stata, Elena, 4-5 anni fa. Bello, bello. Avete un mare pazzesco. E noi abbiamo un mare orribile. C'è presente il petrolio? Ecco, il nostro mare è color petrolio. E io mi ricordo che quando sono stata in Puglia, al mare, sono stata circa un quarto d'ora a guardare i miei meravigliosi piedini che si vedevano perfettamente da dentro l'acqua, perché quell'acqua era così, era limpida come quella del bicchiere o quella che bevi, ed era una cosa che mi ha scioccato talmente tanto che rimasi lì a guardare i miei piedi nell'acqua per ore, a dire: oh mio Dio, non è possibile che si vede così bene quest'acqua, che è così limpida. Perché a Roma l'acqua fa cagà. Cioè, non è zozza, de più. Non è zozza, de più. Che volevo fare? Che volevo fare? Sono stata... In realtà sono stata in molti punti diversi. Allora, sono stata al mare... Si chiamavano le Maldive del Salento, che adesso io non so benissimo in che zona sia, però la spiaggia si chiamava le Maldive del Salento, erano conosciute così, insomma diciamo che in Puglia sono molto modesti, grazie mille per il follow intanto, molto modesti, sono stata a Toritto, sono stata a Gallipoli e poi non mi ricordo, ho visitato altri 3-4 paesini. Insomma, ho girato. Vinci, ben arrivato, che ci racconti? Andiamo, c'è Ol Wolf. C'è Ol Bert. Di volta mi sbaglio, padre, figlio, figlio, padre. Che disastro. Eccomi, l'ho riportato, è salvo. È sano, è salvo. Tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. Guarda, in questo momento Vincenzo sto portando Assassin's Creed e Minecraft, e in più porto COD, il nuovo COD. Ciao Albert, guardati, stanco morto e coperto di sangue. Con quel coraggio potresti diventare un capoguerra. Un capoguerra. Per evitare il trono di Mercia, fratello, prima o poi. E come se la sta cavando mio padre? Benissimo. Guarda tu stesso. Fierissimo lui. Sei un successore ora. Un principe, direste voi. Il futuro erede al trono. È un titolo importante. Dovrai essere giudizioso. E scegliere di chi fidarti. Figlio mio. Fierissimo. Stai bene? Italiano sì, non so dove sia. Vicino a Gallipoli. Ti ha reso onore. Ottima zona. Ha combattuto. Non è vero, non gioco a Fortnite. Tutti voi dire avete brutte. La mia gratitudine. E la mia benedizione. No, fa la tua parte. Uba e Ivar hanno perso molti uomini. Vuoi mostrarci gratitudine? Mantieni la tua promessa. Ma certo. E presto tutta l'Inghilterra saprà che il regno di Mercia ha un nuovo potente re. Gli altri regni d'Inghilterra non approveranno la tua scalata al potere. E anche nel mio regno non mancheranno i nemici. I soldati di Burgred non si rassegneranno al cambiamento e si opporranno a noi in tutta la Mercia. Intanto c'è Leovit e lo sta a cercare Roma. Sto per dirigermi nell'Oxenfordshire per stringere un'alleanza con alcuni Thane. Posso venire con te? Voglio prima saperne di più. Rimani qui. No, Sigurd, facci venire con te. Ti manderò a chiamare.
Sigurd, se posso, mi sentirei meglio se Ceolbert fosse altrove, mentre la situazione si stabilizza. Con che faccia io non farlo, papà? Accoglieresti nel tuo clan? Hai un cavallo, giovane principe? Sì, un giovane destriero, Theobald. D'accordo. Theobald. Cavalcherò con te fino al fiume Nin. Da lì proseguirai da solo. Grazie, Sigurd. Tu mi ridai serenità. Ma quindi va a Ravenstorm? O va con Sigurd? Tu e Sigurd siete una bella coppia. Il futuro dell'Inghilterra è tutto pagano. Prendi, morso di lupo, il segno di amicizia. Mm. Se ci chiamerai, noi Ragnarsson accorreremo. È un onore, Ubba. Ci ha dato il bracciale. Vedi? Quel bastardo vuole entrare nelle tue grazie, ma posso farlo anch'io. Sono davvero commossa, Ivar. È un piacere. La nostra amicizia è la cosa migliore di tutta questa faccenda. E forse anche il giovane Ceolbert. Carini. Mi fa piacere. Gelosino, Ivar, eh? La prima volta che si ripaga entrava la gente. Ci vuole tempo, come tutte le cose, no? Ci vuole tanto, tanto tempo. Dunque, e i giochi giusti. Leo Fritto ha detto che gli accoliti mi stanno dando la caccia. Tipo non balalla. Se non cancello il mio nome, sarò un bersaglio. Devo andare a Venonis. Dobbiamo andare a Venonis a cancellare il nome dalla brocca. Dalla brocca delle grandi cacce. Allora, 464. Credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Ah, quindi Ravenstorf, ok. A 64, 30 metri, adesso c'è qualcosa? Qualcosa che non so, ma c'è qualcosa. Quindi andiamo un attimo a vedere. Tu, tra l'altro, chi sei? Cosa fai? Che ci racconti? Se mai ci incontreremo di nuovo, so di poter contare. Era buio, non lo vedevo. Spero che per te sia lo stesso. Sì, Ubba, ti voglio bene anch'io. Un messaggio? Un messaggio? Sì, passiamo nel fuoco, noi non abbiamo mica paura del fuoco. Dovrebbe essere qua sopra. No, in realtà no. 24 metri in là. Vedo niente, è possibile? 10 metri, se 10 metri all'insù. Lì c'è un coso. No, non si capisce mai dove stanno le robe. Che urto. Un messaggio. Che vuol dire che c'è un messaggio? Ma che è mosso segnalino? Ogni tanto spunta roba nuova. Ma mi sa che è dentro la cosa a questo punto. Però in realtà mi sto allontanando se io faccio così. Meno che non è questo. Diario di Ceolwulf. Signore, perdonami, ciò che sono i signori più grandi, portare sparmeri. Vabbè, chi se ne frega. Non per me, persone hanno un futuro, una condizione, questo non gli venga condiviso. Bravo, c'è Albert. E se fosse su? Invece di essere qua è sul tetto. Certo, mi chiedo come fa a essere sul tetto. Però tutto può succedere? No, sul tetto non c'è. Signori, vedete qualcosa a forma di messaggio? 26 metri. Ah, non mi dire che è quel frenetto là sotto? C'è un frenetto bianco là, sicuro.
è lui, e quindi come si entra? 40 metri. Scale. No, non amo le serie TV di medicina, di qualsiasi cosa che tratti di medicina, gente che sta male, mi annoia. E già quelle di detective, la storia è un po' diversa, tipo Criminal Minds mi piace, però poca roba, cioè giusto Criminal Minds. Ok, la saga di Rig, pagina 1. Ah, un libro. Oddio. Pure i libri. Pure i libri. Lettera su Rig Sorgur. Cari scrivani, nobili, bla bla bla. Vi saluto con la mista e l'amore di Dio. Il mio nome è Brissi, l'anziano. Cattura, bla 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 bla. È troppo lunga. Vabbè, Brissi l'anziano. Ci interessa? Come mi interessa, guarda come mi interessa. Ma no, tutte lettere. Le di merci a sepolti. Coordinate. Ma dimmi che me le segni da qualche parte. Ma soprattutto mi servono a qualcosa. Là c'è qualcosa. Però non c'è, capito? E il passaggio lì c'è qualcosa. Madonna, è un disastro questo gioco quando si tratta di andare a cercare cose in giro. È un disastro perché non trovi mai nulla. Ma nulla, Le scorte intanto. Rimane l'unica cosa che è quella. Ah, mi rimane solo quella. Ok. Ok, ok, ok. Cioè, non è tipo medicina, praticamente c'è una serie che si chiama Bones, che parla di un detective, una dottoressa di antropologia, che risolvono crimini. E se una volta che trovano sono gli scheletri, ma veramente la consiglio. No, non di quelle serie noiose, è veramente bella. Grazie. La metto nel reparto serie da guardare, da dargli un'occhiata. E vediamo, io per adesso sto guardando Dark. Quindi io una serie per volta guardo. Una serie per volta. E in teoria guardo solo Netflix, quindi se già non è Netflix, RIP. Altre informazioni. RIP. E quindi abbiamo iniziato male. Abbiamo iniziato male. Guardo solo Netflix perché è l'unico momento in cui io posso, effettivamente posso, guardare le serie. E quando mangio. E quando mangio ho la TV con il Fire Stick che mi permette di accedere a Prime e Netflix. Quindi qualsiasi cosa che non c'entra né con Prime né con Netflix mi è impossibile, perché dovrei avere il PC e io lì non ce l'ho. Che cos'è? È un gruppo conosciuto come Accoliti. Ah, ok, quindi qua devo andare. Brucia loro. Vai, che c'ho già il coso. C'ho già il coso. C'ho già il punto per andare a bruciare tutte cose. Bene, bene. Ah, beh, sì. Sì, non ho un vero. Non le guardo dal PC. Le guardo direttamente in TV con le app di Netflix. E non credo che app strane si trovano tramite la Fight TV. Giusto di Play, Netflix e Prime. Per il resto, credo anche Infinity ci sia. Per il resto è molto limitata. Non c'è un vero e proprio browser che posso girare su internet come se fosse un computer. È una cosa diversa. Andiamo a bruciare le cose sul consiglio di Leofrit, così non abbiamo gli accoliti che ci cercano. Ma sicuramente succederà qualcosa e gli accoliti ci cercheranno lo stesso. Però apprezziamo l'impegno
di Leofrit, vero? Vero. Vero, vero. Ok. Se questo sta, non me lo segna in mappa perché non l'ho pinnato. Non l'ho pinnato, ho fatto male. Peccato, 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 sì. Ecco, non mi andava di riaprire la mappa. Wow, che bella statua che utilizzano gli accoliti. Eivor del clan del corvo. Ci vostra. E se qualcuno ha già letto la rivista lì? Con gli accoliti mi lasceranno in pace. Se qualcuno ha già letto la rivista lì. I guerrieri non ti danno la caccia, ma restano avversari formidabili. Quindi se li becco in mappa li posso attaccare, ma allora non mi rompono le scatole. Ottimo, li faccio quando voglio. Avversari formidabili! Metri. Mi sembra di vedere roba da raccogliere. La Genshin Impact, in che senso non riesci a giocare? Nel senso che non riesci a scaricare il gioco? Non hai capito come si gioca? Definisci il non riesco a giocare. Boh, non lo so che cos'è quel puntino. Solo che mi dà un sacco fastidio. E non vedo nulla. E ho perso un sacco di tempo. Lo so che non dovrei perdere tutto sto tempo, ma mi dà fastidio quel puntino. Boh, non vedo niente. Via, via. Rinuncio, rinuncio. Rinuncio e vado a Ravenstorp da Randvi. Eh sì, adoro. Ma che traccio. Vabbè, sì, traccio. E viaggio rapido. Ah, vuol dire che insufficient storage space. Vuol dire che non hai abbastanza memoria. Non lo stai scaricando perché hai finito la memoria. Devi cancellare qualcosa e scaricare Genshin Impact. Non ti fai installare perché hai finito la memoria, Elena. Devi disinstallare qualche programma o qualche gioco a cui non giochi più da tanto. Le memorie dei PC non sono infinite. A un certo punto si riempono e li devi svuotare. Allora levo qualcosa. Eh sì, l'inglese, amore mio, l'inglese. Che era anche facile. Vedi, Penia risolve tutti i problemi. Tutti i problemi li risolvo io. Quanto son brava. Mamma, oddio. La 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 la. Sono tornata. Ravenstorp. Che hai da dirmi? Che hai da dirmi, Fabbro? Faccio schifo in inglese. Dai, era facile. Era facile. Pure io ti dico il traduttore ogni tanto. È uno strumento incredibile. Ah, ma niente, non mi parla di nulla. Allora posso... che ne dici, no, ti tre, me ne servono tre. Arco unico.
No, no. Ora devo andare. Vado, vado. Possano cantare vado le da Randy. E la mia abilità manuale. Prima faccio un salto da lui. Buona giornata, buona giornata. Ciao. Come stai, bambino? Che cos'hai quest'oggi? Allora, tutte cose nuove. Armatura dell'Umbfulku in crema assassino. Cose che a me non interessano. Unvulk braccio, statua demoniaca del Draugr. Pietra runica del Draugr. Ci prendiamo qualche decorazione. Io non la vedo bene questa. Detto tra noi, l'insediamento ha bisogno di un po' di varietà. Mi compro le statue del Draugr. Dici, dovresti prenderti l'armatura? Sì. Però è del corvo, non mi piace. Non mi piace il... come si dice? La passiva. Che mentre l'attacco dovrò assassino. Vado quasi tutte le... botte fortissime. Hai un contratto per me? Prendete qualcuno su cui posso contare. Ah, Falco Nero, ben arrivato, come va? Come va, come va, come va, Falco? E intanto accettiamo tutti questi. È disperso. Ehi, con le tue capacità non dovrebbe essere un problema. Lo trovo io, corriere, lo trovo io, lo trovo io, corriere. Che mi racconti di bello, Falco? Ci vediamo. Aiuto, aiuto, aiuto. Tanto pure 6 punti abilità. Ma 6 punti abilità tocca metterli. Fermiamoci un attimo e mettiamo i 6 punti abilità. Allora, danni pesanti. Questo non mi interessa. Danni critici. Martello. I nemici uccisi da uno dei tuoi attacchi di fuoco ti vanno a bruciare. Ma io non ce l'ho gli attacchi di fuoco. Quando tu devi atterrare un nemico ignaro. Ti prendo la salute. Stordimento e via dell'orso. E poi stordimento con lo spadone. Questo io ho l'ascia. Io ho l'ascia. Un punto. Danni corpo a corpo. Bene. Abilità. Ne avevamo presa una prima. Questa mi sa. Bella. Ferma il tempo. Wow. Mi piace, mi piace. Ci sta la mia palla di pelo che mi coccola e non mi fa dormire, quindi sono venuta a fare un passaggio. Sì, sì, quando palle di pelo dicono che vogliono coccole, palle di pelo hanno coccole. Punto. Con palle di pelo intendo il mio gatto nero. Volevo un gatto nero. Nero, nero. Tu me l'hai dato bianco, con te non parlo più. Anch'io ho un gattino nero. Insieme a altri 10 gatti. Di vari colori, varie età, varie grandezze e vari livelli di rottore di palle. Inizia un banchetto. Voglio fare un banchetto. Tutti a tavola. Tutti a tavola. C'ho una cartella con su scritto pomodori. Molto bene, cosa c'è dentro? Non si sa. Sicuramente non pomodori. E vi ricordo che sono investito. I gatti hanno 7 vite, signori. Ah, vedi che banchetto! Basta, ad un mese è stato investito e vivo. Miracolo. Piaciuto il banchetto? Ah, quindi ciao Alberto, come dicevo, è venuto qui a
Ravenstorm, sono contenta che è venuto qui. Mio padre mi ha detto... Ah, è un piacere trovarti qui, Ceo. Sì, è un piacere davvero. Merito di Sigurd. È stata una buona guida e un'ottima compagnia. Mi ha raccontato storie incredibili. Perché si può dare? Guardavano te. Spero nulla di troppo imbarazzante. Un paio non erano niente male. Perdonami, Eivor. Notizie dalle De Chestershire. L'alleanza è vinta. I figli di Ragnar sono amici del nostro clan. Yay! Ottima notizia. Bel lavoro, voi due. Grazie! Trattative concluse. Yes. Guarda questi corvi. Non siete da molto in Inghilterra, vero? Non lo so. Non sapremo mai come continuare il dialogo, perché mi è partito il caricamento senza fa niente. I PC vanno puliti intanto, non dovete tenerci tutte cose sopra. Intanto vanno svuotati. Che succede? Stanno a passare i giorni. Passati un sacco di giorni. Un tempo il titolo di Jarl si riferiva a un uomo secondo solo al re, ma il significato è mutato. Ora uno Jarl può essere un capo, una guida o un uomo ricco e influente. Il mondo è sempre più grande, ma diviso in piccoli pezzi. Il nostro linguaggio deve sapersi adattare. Un concetto interessante. C'è Olbert, sei qui per imparare, non per insegnare. Allora illuminaci. Ricorda tutte le nostre recenti conquiste. Il clan ha sete di conoscenza. State chiedendo un discorso? Con che faccia? Oddio, dobbiamo fare un discorso. È la fine, fatemi fare le scelte, vi prego. Fatemi fare le scelte del discorso. Ben arrivato Nico. Nico e basta. Una storia di gloria e trionfo. Vai, Astrea di Eivor. Ho viaggiato molto dal nostro arrivo e ho conosciuto le strade e i campi di questa Inghilterra. E grazie ai miei viaggi abbiamo stretto forti alleanze con l'onorabile Ceolwulf, re di Mercia, ora nostro amico. E a sud, dove la Jarl Soma e i danesi di Grantbridge ci hanno solennemente promesso lealtà. Per mano di Sigurd e per mano mia, il vincolo che ci lega... Mi stai innalzando allo stesso livello di Sigurd in queste tue storie. Dog, però a rompere le balle, alla fine le cose le ho fatte io, mica Sigurd. Noi. Sigurd sarebbe fiero di me. No, dico silenzio, Dag, vaffanculo. Silenzio, Dag. Vuoi condurci in una tempesta, sebbene il mare sia calmo? Io dico quello che voglio. Cioè che tu stai solo... Ma non è vero, Dag, stai zitto! Le ho fatte io le cose. Respira, Dag. Quell'aria ti farà bene. Arrabbio pure io. Morago pure io. Parto. Tira i nasci qua. E così qua. Io alzo il mio corpo. A Sigurd. Che possa tornare presto tra a Sigurd! Noi, al clan del corvo, grandi amici e grandi guerrieri. Sì. A Sigurd, che torni presto al simpaticone, Dag. E che tutti voi possiate bere di gusto. Simpaticone, Dag. Skoll! Cioè, sto a far pulizia al PC. Brava, brava, devi cancellare le cose ogni tanto. Certo, non con le parole, ma capisco la tua spavalderia. I miei occhi sono bene aperti e osservano la tua ansia di derubare Sigurd della... Non è vero, io voglio bene a mio fratello. La mia gloria è meritata, sono parole assurde perché io voglio bene a mio fratello. Ho fatto qualcosa per scatenare la tua ira? Proprio come pensavo. Tu... Un attacco dal fiume! Ma porco, c'era l'attacco dal fiume. E quanti? Troppi. Venite, la battaglia è in furia. Cani rognosi, che cosa vogliono adesso da noi? Per Ravenstorm! Prenda le armi, gli altri restino qui! Dai, stavo a fare pugni con Dag! È il mio sogno da quando è iniziato il gioco, dare un pugno a Dag. E invece niente, attaccano proprio adesso, attaccano. Sentivo già il sapore del pugno sulla faccia di Dag, invece no. Mannaggia i danesi che ci attaccano. Chi è che vuole conquistare Ravenstorm? Col cazzo che conquisti Ravenstorm. No, siete già arrivati. Siete già arrivati.
Ma chi è che tira le cose? E bam! E bam! Ok. No, stanno bruciando la casa del fabbro! Maledetti! Maledetti! La casa del fabbro! Si fa così però! L'avevo costruita con tanto amore! Poi bam pure a te. E poi bam pure a te. E bam ancora. Bam. Questa è stata precisa, eh? Guarda che bello l'assassino che è con noi. Guarda che bello l'assassino che è con noi, che combatte proprio in modo diverso. Ancora. Sciame di che? Ho visto una roba partire. Ho visto una roba partire a caso. Vichingo sanguinario. Bam! Oh mamma. Vabbè, se sei sanguinario. E il Perry però te lo becchi. Vedo cose che partono. E il Perry te lo becchi però, va. Arrivo, arrivo. Aspetta che tiro su lui. Mentre lo tiriamo su, hanno ucciso l'ultimo invasore. Bella, sarà un'invasione molto sentita. Sarà un'invasione incredibile. Bravi, scelta ottima a cercare di conquistare Ravenstor. Bravi, insomma, eravate pronti, si è visto. Ok, non ha le gambe. Ce ne sono altre, non lungo i fiumi. Forse ce n'erano, ma hanno cambiato idea. Stando ai simboli che portano, credo giungano dalla Gotlandia. Ma senza sopravvissuti da interrogare, non lo sapremo mai. Cavolo, uno potevamo... Ah, bravo Doug! Questo verme stava cercando di trascinarsi al fiume, sperando di sfuggirci. Oh, Doug fa cose buone, giuste, wow. Abbi pietà, amica mia. E potrai trovare in noi degli alleati. Avrò pietà se la tua lingua sarà... Prima ci invadi, poi... Dove venite e perché pietà. Ci avete attaccato? Veniamo dall'Anglia orientale. Appena giunti, bramosi di argento. Siete andati alla deriva. Vi trovate in mercia. Questi erano gli ordini... Ordini di chi? Di chi? Ecco, bravo, bravo Eivor. Ora basta. Cane schifoso. Sei solo un vagabondo in cerca d'argento. Audio buggato. Finiscilo e basta. Con il silenzio non avrai alcuna pietà, Godo. Te lo chiederò ancora. Chi vi manda? Ci manda il vento. Sì, il vento. I fiumi ci porteranno a casa. Sì. Sta implorando la morte. Accontentalo. Oppure usalo come messaggero. Che dica alla sua gente che cosa gli aspetta, se mai dovessero farsi rivedere. Lo liberiamo così che lui possa andare a divulgare la sconfitta dei suoi guerrieri, o lo uccidiamo?
lo uccidiamo e basta. Io questo lo ucciderei. Perché alla fine, se non sono vincitori, la notizia gli arriva comunque. Se i coreani non tornano, vuol dire che sono stati sconfitti. Quindi io lui lo ucciderei. Che in patria qualcuno ti pianga, noi non lo faremo. Eivor, avrei potuto farlo seguire dai miei ricognitori perché scoprissero qualcosa. Il prezzo di un tale oltraggio è la morte, Rampi. E non avevo pensato. Non posso pensare a una strategia se il mio parere viene ignorato. Risparmiare quell'uomo avrebbe significato annunciare al mondo che siamo dei codardi. Ora invece questi danesi impareranno a temerci. Sì, ci temono. Ma Dag ha ragione. Per una volta sei saggia. Oh, per una volta rimortacci tua. Ripuliamo questo caos e togliamo i corpi dal campo. Sì, che fanno puzza. Poi decideremo il da farsi. Fanno puzza. Passano un sacco di giorni. Io mi sveglio. Sono ancora donna, wow. Aiuto. Una lettera. Oh, una lettera. Lettera Xoma. Oggi sei venuto in mente. Venuta in mente, pensavo a ciò che provavo dopo aver perso la città, la rabbia, i dubbi, mi aiutò a riconquistare la mia città, ma non solo, mi aiutò a riconquistare ciò che avevo perso di me stessa. Oggi la mia gente e la mia città sono più forti che mai, io sono nuovamente una guida fiera, insomma. E quindi? Cioè, e quindi? Quindi niente. Che è successo? Bambino. Bambino, che è successo? Knut, tu che ci fai qui? Chi è Knut? Eivor, ci serve il tuo aiuto. Ci serve. Sylvie ed Eira sono nei guai. Siamo andati nei boschi e non ho tempo di spiegarti. Devi venire con me. Stanno bene? No, sono ferite. Oh no. Gravemente. Portami da loro. Andiamo da Knud. Ci sono persone del mio villaggio felici. Felici. Quindi, ferite. Dobbiamo sbrigarci. Felici. E corri, corri meglio. Fa tutto il giro di Peppe. Che è successo? Sono ancora in pericolo. No, se facciamo presto. Corri meglio, dammi delle indicazioni vocali. Almeno posso andare anche da sola. Da che parte ora? Di qua, ci siamo quasi. Forza, Eivor, non puoi fare più in fretta. Ma sei tu che stai a correre lento. Che cosa è successo? No, non capiresti comunque. Devi fidarti. Una casa. Mi sembra che stanno male. Bravo, hai portato Eivor. Bel lavoro, Knud. Che cosa significa? Scusa, Eivor. Dovevamo ingannarti, ma l'idea non è stata... Bambini di merda! Non serve mentire per avere la mia attenzione, bambini. Giusto. Ma c'è un cane che ha bisogno di te. Come è il cane. In una trappola laggiù. Come il non cane. Non saresti venuta se avessi saputo che era solo per un cane. Certo che sarei venuta. Verso di un cane, Eira. Certo che sarei venuta. Ma un lupo è una specie di cane, no? Me l'ha detto mamma. Sì, che è una specie di cane. Senti che verso. Dai, oh. Da cane
ovvio. Se non ci aiuti a liberarla, dovremo fare da soli. No, faccio non io. Non ce n'è bisogno. Vedrò cosa posso fare. Comunque non si mente ad Eivor, bambini dobbiamo stupidi. Aiutarla. Starà morendo di fame, poverina. Trovo modo per liberare il lupo. Ok, posso entrare qui dentro. Credo che i bambini non ti abbiano visto. Altrimenti me lo avrebbero raccontato. Qualcosa deve averti attaccato. Un animale. Niente chiave. Devo guardarmi attorno. Povero cinghiale, si è mangiato la chiave. Si è mangiato la chiave. Che non sia qui a macellarti. Ma devo sapere se hai con te una chiave. Se qua ce l'hai la chiave. Ok. Possiamo entrare. Libererò la lupa e pregherò Tyr di non doverla uccidere davanti ai bambini. No, non uccidiamola. Non è mai arrivato. Ha avuto una fine rapida. No, non ti rivedo uccidere la lupa, mi prenderebbe troppo male. Sì, sì, ma ci sto pensando adesso di andare nel server. Calma. Stavo proprio pensando, calma. Fra. Mi sembri piuttosto docile, credo. Era il cacciatore. Ehi, fa piano. Mi ma faccio ingannare dai bambini e urlo ai lupi. Sono caduta in basso. È una versione in piccola della mia montatura. Avete visto la lupa? Sì, l'hai liberata. Sei grande, Eivor. Grazie. È scappata. E non ha neanche detto grazie. Eh certo, mo' i lupi partono. Forse è tornata dalla sua famiglia. I suoi genitori saranno stati in pensiero. O il suo marito lupo. O sua moglie. Non lo sappiamo. E non ho controllato. Sappiamo che per voi tre è tempo. Non ho controllato. O i vostri genitori penseranno che un lupo vi ha mangiati. Oh, va bene. E non ingannatemi mai più. Sorridi, no. E se ci sono gli animali, siete ditemelo. Coraggiosi oggi. Che rimango a salvare tutti quanti. Riparte i bambini all'insediamento. Cercate di non esplorare i boschi da soli. Avete capito? Ma tu vai in giro da sola tutto il tempo. Se si scrive tanta roba, se non si buggasse ogni 3 secondi sarebbe anche meglio, fra. Sì, ma noi sarebbe anche meglio, fra. Così siamo pari. Non è proprio così. Oh oh. Altri lupi e non la nostra. Ma state indietro. Ok, lupo bianco contro lupo nero. Ok, dimmi che poi la lupa sarà al villaggio. Ti prego, ti prego. Ti prego, dimmi che state poi. State tutti bene? Sì, grazie a lei, la lupa cane. Ulubau, cosa? Ulubau. È come lupa cane. No, Ulubau fa cagare. Chiamiamola Rana. Fa schifo anche Rana. Io dico di chiamarla Mordina. Perché fa schifo anche Mordina. Tu cosa dici, Eivor? Nessuno dei tre. Oh no! Devo scegliere per forza. La chiamo Rana. Rana. È una scelta strana, ma funziona. È la nostra migliore amica. La lupa Rana. Sì, mi piace. Comunque, fra, guarda, faccio un predict. Sicuramente avranno fatto qualche casino e sicuramente non sei stato su tu a fare qualche casino sul server. Tra l'altro è inutile, perché basta chiamare i mod che rerollano la zona e la riportano a uno stato non disastrato. E in ogni caso, se avete rotto qualcosa sul server, lo avete fatto a mano, per forza, perché le esplosioni sono disattivate, da quello che so. E quindi possono avere richiesto di bannarvi. Grande, grande, fra. Grande, complimenti. Faccio un predict. Tenta di fare il predict. Forse è meglio rifletterci in silenzio. Andiamo, Rana. Arriviamo a casa. Andiamo, Rana.
Bello, bello. Sì, non mi immagino, Fra, immagino. Un po' prevedibili. Prevedibili, molto stupidi. Perché è salva? Grazie a noi. Essere un cadavere. Come il cinghiale che hai ucciso, Eivor. Lo avete visto. C'è la chiave qua. Può prendere. Teniamocelo per noi, va bene? Uccidere il cinghiale. Ora, cioè, fammi un bel ragù col cinghiale. Con voi la vostra amica. No, posso evocare il famiglio? Non mi dire che posso evocare il famiglio. No. Sì, posso. Posso creare un lupo famiglia. Bellissimo.